Sono immagini sconvolgenti quelle che ci restituisce il luogo dove è avvenuto l'incidente tra due convogli delle ferrovie Bari Nord, uno giallo, uno bianco, si sono scontrati. Quello che abbiamo visto nel momento in cui siamo arrivati praticamente insieme alle forze dell'ordine e ai soccorsi sono dei corpi stesi per terra che sono stati prontamente coperti e i soccorritori hanno prestato le cure ad un bambino giovanissimo. Abbiamo visto tutto un macello qua per terra, siamo tutti disartati, non si capisce niente. Che cosa ha sentito? Niente, non abbiamo sentito niente. È riuscito a liberarsi subito? No, è così. Ho tirato io da sotto le macerie, io scalza, ho tirato le macerie, le lamiere e sono passata a mio marito a gridare, dalle gambe, dai piedi, sulle persone a pezzi, ho scavalcato, è triste, a terra, anche a me dietro le spalle. Però tiravo le lamiere, all'altro non potevo fare niente, sono passata perché stavano le gambe da un'altra parte. Non lo so come è stato in un attimo. Mio marito da vicino, sono andato avanti dietro 2 metri. Stavo ascoltando la musica, ad un certo punto mi sono trovato a terra, mi sono sovvalzato. Solo questo, poi ho visto il controllore che stava a terra, purtroppo non si poteva muovere, siamo stati ad aspettare che arrivavano. Bruttissimo. È riuscito a liberarsi subito? Dopo 5 minuti, perché pure io sono stato a terra che mi fa male ancora la gamba. Dopo 5 minuti, ripeto. Che cosa ha visto quando si è alzato? L'inferno.